non ho detto bisognerebbe spostare la MotoGP da Misano a Imola, era un ragionamento che si faceva nel caso in cui questo evento venisse perso dal territorio riminese, quindi io avevo ripreso pari pari le dichiarazioni del sindaco di Imola, che è dello stesso colore politico delle amministrazioni sia del riminese che della regione Emilia Romagna, quindi io mi immaginavo che nel momento in cui un sottosegretario mi rispondesse, almeno avesse avuto la cortesia di chiedere ai diretti interessati, che altrimenti vuol dire che diamo delle risposte ai consiglieri in maniera insomma un po' così leggera e poi si creano poi queste situazioni. Purtroppo l'autodromo di Imola e il territorio imolese non è riuscito a fare ciò che avete fatto voi a Rimini, perché abbiamo perso tutto ultimamente. Il mio ragionamento era proprio in quest'ottica, cioè di capire quali fossero le intenzioni future, e dalla prima risposta che mi è stata fornita non hanno detto di sì, però neanche di no, cioè hanno lasciato comunque una porta aperta. Io infatti mi prendo l'impegno adesso di ridepositare un'altra interrogazione per far sì che chiarisca definitivamente questa vicenda. Ieri mi ha chiamato il sottosegretario Rossi, siccome l'avevo accusato di non conoscere bene la geografia della nostra regione, essendo giovane, mi ha elencato 6 frazioni, dico 6, del comune di Misano Adriatico, mi ha elencato il nome di 10 locali, ristoranti di Misano, e così mi ha dimostrato che lui è una vita che viene in vacanza a Misano, quindi conosce benissimo il mio territorio, e mi ha spiegato che in realtà c'è un fraintendimento, comunque un gioco che su cui si è un po' basato il consigliere della Lega Nord. La sostanza del ragionamento che ha fatto il sottosegretario Rossi insieme all'assessore Corsini, assessore turismo, e dice: noi siamo la fiera dei motori, anche se Imola ha la possibilità di rilanciarsi, ben venga, ma come accrescimento, come incremento della, diciamo così, dello spirito della Motor Valley. Quindi Rossi è stato promosso.